Buonasera. Il periodo che va dalla metà del XV fino a quasi tutto il XVI secolo è segnato da una serie enorme di viaggi di esplorazione che caratterizzano un po' tutto quanto il mondo. Si tratta essenzialmente di viaggi per mare, il che vuol dire che non è legato ad un impulso, semplicemente un desiderio di conoscenza, legato al fatto che si è scoperto che il mondo è una sfera e che quindi bisogna pian piano riempire gli spazi delle carte. Evidentemente il fatto che tutti quanti questi viaggi si svolgano per mare è legato ovviamente a esigenze di raggiungere soprattutto dei traguardi economici, ma ancora di più a occupare quelli che sono dei mercati. È interessante infatti notare che contemporaneamente al fatto che ci sono spedizioni come quella di Magellano che affrontano distanze enormi dal punto di vista marino, abbiamo però contemporaneamente subito al di là del Mediterraneo, in Africa ad esempio, un intero continente letteralmente sconosciuto. Cioè, non vorrei che per voi l'idea dei viaggi d'esplorazione del 1400 significassero qualcosa di diverso da ciò che realmente erano. Se veramente a spingere questi viaggi era il desiderio di conoscere, perché non andare a fare, ad esempio, semplicemente una mappatura delle zone sahariane? Oppure l'Asia era praticamente sconosciuta per la quasi totalità. E invece evidentemente quella dei viaggi per mare è più che altro veramente un impulso di carattere mercantile, dovuto soprattutto a una serie di necessità che caratterizzano le società europee della metà del 1500. E questa cosa risulta particolarmente evidente proprio in relazione all'argomento di cui dobbiamo parlare questa sera, cioè i viaggi compiuti da Ferdinando Magellano. Magellano universalmente nel nostro immaginario è colui che ha compiuto la prima circumnavigazione del globo. Beh, non è vero questo, non è assolutamente vero. Tanto più che Magellano è morto alle isole Filippine, quindi lui è partito da Spagna ed è morto alle Filippine. Quindi dalle Filippine, prima di rientrare in Spagna, troppo ce ne vuole. Però noi diciamo è quello che ha fatto la prima circumnavigazione del globo. No, non è vero. Magellano ha, risolto una problematica economica, mercantile, molto importante che attanagliava le due principali, le potenze marinare dell'epoca, ma ufficialmente il primo europeo a fare la circumnavigazione del globo è stato Elcano. Juan Battista Elcano, che è il luogotenente di Magellano, che è l'unico che è sopravvissuto a fare tutto il giro. D'accordo? Quindi in realtà dovremmo dire così. Però la storia non si ricorda quasi di Juan Battista Elcano. Tutti quanti voi conoscete Magellano. Quindi dobbiamo arrivare a capire perché questo. E soprattutto quello che è la spinta che ha portato Magellano a fare tutto questo. Ora c'è da dire che, come per i discorsi che abbiamo fatto in relazione a Cristoforo Colombo l'altra volta, come i discorsi che in fondo abbiamo fatto anche precedentemente quando ci siamo occupati di tanti altri argomenti, quello delle fonti letterarie è un problema veramente grosso in questo senso. Perché? Perché nonostante la fama che noi abbiamo di Ferdinando Magellano, in realtà noi sappiamo veramente pochino di lui, E le cose che sappiamo le dobbiamo essenzialmente a quello che è uno dei suoi luogotenenti, un italiano che si chiama, un vicentino, Antonio Pigafetta. Pigafetta è l'unico in virtù del quale ci dà delle informazioni. Pigafetta, che è il personaggio che vede qui in un disegno seicentesco, ha compiuto, era nel gruppo dei marinai che ha viaggiato con Magellano e ha trascritto
una serie di, diciamo, ha fatto un racconto dove ha appunto esposto, ha presentato questo viaggio. Ma pensate che lo scritto di Pigafetta, considerato perduto per secoli, è stato riscoperto nel 1797. Cioè, fino al 1797 le informazioni che noi avevamo di Magellano erano praticamente zero. Erano arrivate notizie, si parlava di questa, appunto, circumnavigazione del globo, però erano molto poche le informazioni che si avevano. Alla fine del Settecento, negli ultimi anni del Settecento, è stato ritrovato nella Biblioteca Ambrosiana a Milano lo scritto di Pigafetta, tra l'altro in una parziale traduzione, anche in una versione ridotta. E grazie a questo noi siamo in grado di ricostruire più o meno le vicende che sono state alla base di questa grande impresa navale. Un'impresa navale però che è funestata da una serie di problemi enormi, perché proprio andando a vedere quelle che sono state le problematiche ritrovate, affrontate da Magellano, possiamo capire, qual era lo spirito dell'epoca, quali erano gli impulsi che all'epoca in qualche modo portavano questa gente a fare queste particolari imprese. Innanzitutto dobbiamo dire che chi era Magellano? Magellano, il suo vero nome, era Fernão de Magalhães, è un nome portoghese. Curiosamente noi invece lo conosciamo con il nome Magellano, che è un nome spagnolo, ma lui è un portoghese. E proprio questa è una delle ragioni che in qualche modo ci fa capire che cosa c'era dietro tutto questo. Ora, di Magellano sappiamo praticamente, prima della sua spedizione, praticamente zero, assolutamente zero. È probabile, dalle informazioni che ci dà Pigafetta in relazione alla sua morte, la morte di Magellano stesso, che fosse nato intorno al 1480 in Portogallo, e che sia stato educato alla corte di Giovanni II del Portogallo, quello viene chiamato il re navigatore, perché è uno dei sovrani che tende a esprimere la potenza commerciale del Portogallo verso lo sfruttamento dell'Atlantico. Considerate che il Portogallo aveva avuto una storia politica e commerciale precedentemente abbastanza limitata, era stato un po' incastrato dalla crescita enorme del Regno di Spagna, ma con la, con Giovanni II cominciavano questa serie di grandi imprese per l'apertura soprattutto di rotte commerciali, questo era l'intento. E non a caso, fin dalla fine del 1400, ma ancora di più nel 1500, il Portogallo rivolge la sua attenzione verso il commercio delle spezie, verso l'Oriente, per cui cominciano i tentativi dei portoghesi di raggiungere le Indie via mare, circumnavigando l'Africa, era portoghese Vasco da Gama infatti, e raggiungere l'Oceano Indiano per avere accesso ai grandi mercati delle spezie. Ora attenzione, una piccola parentesi, perché noi abbiamo un concetto sbagliato delle spezie, cioè per noi le spezie sono tutto sommato dei vezzi, cioè, ma noi che ce ne frega delle spezie, scusate, cioè questo. Cioè qui pare che tutto il mondo, se non c'erano le spezie, se moriva. Noi al massimo possiamo farci il risotto alla milanese, se ci gira un giorno ci facciamo il pollo al curry, ma lo famo una volta, d'accordo? Basta, finisce lì. E invece qui pare che le spezie movimentavano un universo, d'accordo? Quella delle spezie era invece una risorsa importantissima nell'epoca, perché nell'epoca si sviluppano delle società urbane evolute che comportano una diminuzione del rango produttivo della gente, cioè nel Medioevo praticamente ogni persona produceva da mangiare. Invece nel 1400 ci avviciniamo a un contesto legato a quello moderno, cioè noi in questa sala, dentro questa sala, siamo 300 persone, ma materialmente
In questo gruppo di persone siamo noi qui dentro. Quanti di noi producono materialmente da mangiare? Qualcuno forse di voi ci avrà un terreno qui vicino, c'ha un albero con le pesche o con le mele, magari ci avete qualche gallina, ma quanti materialmente producete realmente da mangiare? Pochissimi, perché apparteniamo a una società essenzialmente urbana dove ognuno di noi produce qualcosa, ed ha accesso, economicamente parlando, a qualcuno che poi produce letteralmente da mangiare. Il Medioevo era stato tutto così. Nel Medioevo tutti avevano avuto magari una gallina, una pecora, un campicello con l'orto, ognuno produceva da mangiare. Nel 1400 non è più così. Nel 1400 si sviluppano le società urbane, diventano città molto grandi, e quindi che cosa succede? Che la produzione alimentare non è una cosa che facciamo tutti, e che all'epoca facevano tutti, è una cosa che fanno alcuni, e quindi poi questi prodotti da mangiare hanno bisogno di essere immagazzinati, stoccati e spediti, è chiaro? E quindi è necessario inventare un sistema per rendere questi prodotti alimentari, rendere in qualche modo in grado di durare, di essere trasportabili, non potendo contare su un sistema di refrigerazione e su delle velocità di trasferimento paragonabili a quelle attuali. Quindi le spezie servivano per conservare i prodotti alimentari, è chiaro? Il prosciutto, il salame, la carne essiccata, il pesce, trattati con le spezie, sono un prodotto del 1400, infatti. Nel Medioevo praticamente non c'era. Al massimo si fumicava la carne, d'accordo? Ecco quindi che quelle delle spezie diventano una risorsa importantissima, ma soprattutto le spezie erano un sistema di scambio, nel senso che a volte i contratti commerciali tra paesi, gli europei, si ratificavano a suon di spezie, nel senso che se il Portogallo aveva un debito con la Spagna pretendeva il saldo di questo debito in spezie e non in oro, quindi la spezia era in se stesso una forma di commercio. Ma un conto è comprare le spezie dagli spagnoli, che a loro volta erano comprati dai persiani, che a loro volta erano comprati dagli indiani, che a loro volta erano comprati dagli indocinesi. Un conto era andarsene a prendere direttamente in Indocina queste spezie. È chiaro? È chiaro che il prezzo era molto più basso. Quindi questa era l'importanza delle spezie. Erano in una società che non conosce un sistema monetario che sia di tutti i paesi e di tutti i paesi ratificati, perché la moneta diventa sempre più nominale piuttosto che reale, è chiaro? Cioè, se la Spagna ha un credito verso il Portogallo e il Portogallo pagherebbe questo credito con i suoi soldi, ma questi soldi ormai non hanno più il valore reale, sono soldi nominali. E che ci fa la Spagna con dei dischi di metallo sopra la faccia di Giovanni II? Mentre la spezia è un prodotto che ha una certa quotazione sul mercato riconosciuta da entrambi. D'accordo? Questa è l'importanza delle spezie. Anche perché sennò certe cose non si capiscono. Sti milioni di barili di cannella. Cioè, sono delle cose incredibili, no? Intere flotte cariche di chiodi de garofano, cioè per noi risulta, sono cose impescrutabili, invece no, dobbiamo considerare questo. Quindi Giovanni II, proprio per cercare di costituire una base economica per il suo regno, comincia a occupare questa famosa rotta delle spezie, va verso l'India e va appunto a reperire queste merci. Ora, considerate che nell'ambito di queste spedizioni, guarda caso, fin dai primi anni del 1500 era avvenuta per esempio l'occupazione portoghese di intere zone. Nasce l'insediamento portoghese, il viceregno portoghese di Goa, in India. I portoghesi, sempre nel 1510, sbarcano in Sri Lanka e in Sri Lanka stabiliscono la loro base commerciale.
creando una serie di alleanze con i regni locali, il regno di Kandy soprattutto, nasce quella che è il primo nucleo di quelle che saranno poi le cosiddette compagnie delle Indie, no? Delle istituzioni talmente importanti. Cioè, la compagnia delle Indie, signori, non era una società di import-export. La compagnia delle Indie, proprio per la sua possibilità di controllare il mercato delle spezie, era un'istituzione talmente potente, economicamente parlando, che per 300 anni la compagnia delle Indie controllerà le dinastie dei regni di mezza Europa, d'accordo? Tenevano per le chiavi della borsa le dinastie della Spagna, dell'Inghilterra, della Francia. Faranno il bello e il cattivo tempo. Molti sovrani dovranno essere ossequiosi verso la Compagnia delle Indie, perché se la Compagnia delle Indie tagliava fuori quel regno nel giro di pochi mesi andava al collasso. Questo per far capire l'enorme importanza politica di queste istituzioni. Ebbene, considerate che proprio per questo i portoghesi stabiliscono questa sorta di rapporti con l'Oriente e creano dei vicereami. Questo che vedete qui è il ritratto di Francisco de Almeida, che è stato, come dice tra l'altro l'iscrizione sotto, questo è il ritratto dell'epoca, è stato il primo governatore portoghese appunto delle colonie dell'India e dello Sri Lanka. E proprio al servizio di Francisco de Almeida noi troviamo il giovane Fernão de Magalhães, che a 25 anni già era stato inviato al seguito di Francisco de Almeida per, diciamo, partecipare allo stabilire di alcuni mercati portoghesi, di alcune rappresentanze commerciali portoghesi nella parte dell'Asia centrale. Lo troviamo già lì. Quindi vuol dire che evidentemente, anche se non abbiamo notizie della sua, dei primi anni della sua vita, faceva parte della corte, era inserito nella corte di Giovanni II del Portogallo. Addirittura in quegli stessi anni lo troviamo al seguito di uno dei più grandi avventurieri, ma anche mercanti portoghesi dell'epoca, personaggio che vedete rappresentato qui, che è stato governatore dell'India, come riportato lì sopra, presso Francisco de Almeida. Guardate, eccolo, dunque, c'è scritto: "O governador Alfonso de Albuquerque". Alfonso de Albuquerque è stato appunto una sorta di rappresentante del governo dell'Almeida, che abbiamo visto prima, e fece per conto dell'Almeida una serie di spedizioni in Indocina, perché si sapeva che le più grandi spezie, la più grande, diciamo, varietà di spezie, proveniva in particolare da alcune isole. Le isole che sono le isole Molucche, ma anche la zona dell'Indonesia, della Malesia, venivano da lì le spezie. In realtà le spezie dell'India e dello Sri Lanka erano poche. La cannella era dello Sri Lanka, d'accordo? Alcuni tipi di curry e di papriche erano dell'India, ma le spezie più importanti venivano a quanto pare dall'Estremo Oriente, e i portoghesi avevano scoperto questo. Ora, nel momento che comincia questa frequentazione dell'Indocina, comincia ad esserci un grosso problema: chi è che ha diritto veramente di commerciare quelle spezie lì? Perché ovviamente nel momento che diventava importante questo tipo di commercio, chiunque, teoricamente, qualunque paese aveva una nave, poteva permettersi il lusso di andare lì e di prendere queste spezie. Questo avrebbe creato enormi problemi nei rapporti commerciali in Europa. Cioè, se ogni paese doveva essere totalmente libero di andare lì e prendersi queste spezie, questo vuol dire che le fonti di ricchezza sono praticamente illimitate. Voi immaginate che il Conero avesse sottoterra un giacimento d'oro enorme e che ogni anconetano può andare lì e prendere quell'oro che sta lì. Che cosa succede? Che
nel giro di pochi anni voi ad Ancona siete ricchissimi, sicuramente rispetto alle città vicine. Ma se ognuno di voi deve continuare a campare ad Ancona, ecco lì che, poiché l'accesso alla ricchezza è illimitato, i prezzi in città salirebbero a un livello tale che per andare a comprare un chilo di pane ci vogliono 800 euro. È chiaro? Perché la ricchezza è illimitata per tutti. E quindi c'è una corsa enorme verso l'innalzamento dei prezzi. Questa cosa pone enormi problemi nei governanti dell'epoca. Ed ecco allora che cominciano una serie di interessanti considerazioni. Questo che vedete qui è Carlo V, anzi all'epoca si chiamava Carlo I di Spagna, il futuro imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo V d'Asburgo. E Carlo I era in qualche modo il più diciamo interessato a contendere ad altri paesi come il Portogallo, come poi diventerà anche l'Inghilterra, l'accesso a queste famose spezie. Perché la Spagna, insieme al Portogallo, aveva la più importante flotta navale. E quindi ecco che alla fine questa grande guerra economica andava ad interessare due paesi che condividevano entrambi la penisola iberica. E quindi era un confronto economico tra due vicini che creava dei problemi enormi. Ecco allora che cosa succede, che cosa era successo. Quando è che, sapete, il discorso è che finché le spezie stanno alle isole Molucche, in Indocina, certo le Molucche sono lontane, quindi non mica tutti possiamo permetterci di andare con le navi fino alle isole Molucche. E Molucche stanno praticamente in Malesia. Ma che cosa era successo? Nel 1492 era successa una cosa. C'era stato un uomo, Cristoforo Colombo, che aveva raggiunto l'America. Non erano ancora neanche sicuri che quella fosse un nuovo continente, ma già era nato un problema. Perché? L'aver raggiunto quelle terre appariva la prova inconfutabile che la Terra era quindi una sfera. Se la Terra è una sfera, che vuol dire che forse navigando verso Occidente ci vuole meno tempo per raggiungere le isole Molucche. E quindi che cosa succede? Che diventa un po' più alla portata di tutti arrivare a raggiungere quelle isole. E allora, dopo appena 2 anni dalla scoperta dell'America, nel 1494, cioè 2 anni, signori, non sono niente. Se voi considerate che Colombo torna dall'America nel 1493, d'accordo? Quindi non è che dice ha colonizzato l'America, no, è semplicemente appena tornato e ha fatto capire che si può arrivare anche navigando verso Occidente. Subito nasce un problema, quello appunto del diritto di sfruttamento. Tanto che nel 1494, viene stabilito un trattato, uno dei trattati più importanti della storia umana, il trattato di Tordesillas, di cui vedete qui appunto il testo originale. Era un trattato dove si erano incontrati i due re più, potremmo dire, interessati a questo problema, cioè i re cattolici, ovvero Isabella di Castiglia col marito Ferdinando d'Aragona, e il re del Portogallo, Giovanni II. E questi re, presente, avendo come garante il Papa, Papa Alessandro VI Borgia, che era comunque uno spagnolo, avevano sottoscritto appunto il Trattato di Tordesillas. Cioè, che cosa diceva il Trattato di Tordesillas? Questo che vedete qui è una carta, ed è una carta dei primissimi anni del 1500. Su questa carta era indicato la parte conosciuta del mondo. Non avevano idea
delle reali dimensioni del mondo. Avevano scoperto che i calcoli che erano stati fatti basandosi su quella che era la geometria, la geografia, l'astronomia e l'ellenistica si erano rivelati in gran parte sbagliati. Ma c'era una cosa interessante. Quello che era certo è che navigando in qua, prima o poi si sarebbe sbucati da quest'altra parte. Allora, per evitare di scannarsi tra di loro, era stato stabilito appunto il Trattato di Tordesillas, che diceva, partendo dalle isole Canarie e avanzando in questa direzione per 270 leghe, veniva stabilita una linea tracciata a tavolino, questa linea, che diceva, poiché la Spagna aveva scoperto delle cose eccezionali di qua, la Spagna di là aveva scoperto un nuovo mondo, d'accordo? Però quanto realmente era grande questo nuovo mondo, nessuno lo sapeva. Teoricamente questo mondo poteva magari addirittura riscoprirsi finito qui. Allora era stato tracciato questa linea immaginaria, dicendo tutto ciò che si trova al di qua della linea era di competenza dei portoghesi, cioè i portoghesi potevano commerciare a loro piacimento a est di questa linea. Tutto ciò che si trovava al di qua invece della linea era lasciato agli spagnoli. E per lì la cosa era sembrata abbastanza equilibrata, perché il nuovo mondo prometteva di avere delle ricchezze al di là di ogni misura. Ma man mano che procedeva Colombo l'esplorazione del nuovo mondo, ci si rendeva conto che tutta questa famosa ricchezza ancora non veniva fuori, mentre le spezie erano una realtà. E allora che cosa succede? Che a partire già dai primi anni del 1500 gli spagnoli hanno cominciato a pensare di essere stati fregati, perché di fatto la parte di là era incredibile. E qualcuno, soprattutto un astronomo portoghese che si chiamava Rui de Faleiro, comincia a dire, ma se la Terra è rotonda, noi andando in qua dobbiamo risbucare qui. Allora, se questa linea deve dividere la Terra a metà, in cui in metà hanno competenza i portoghesi e in metà hanno competenza gli spagnoli, qui la metà è su questo lato, ma se la sfera, girando, di qua l'altra metà dove capita? Cioè, hai visto mai le Molucche che stanno qui giù? E l'Indocina capitano nella metà spagnola? Mi sembra una buffonata, ma è una cosa importantissima questa, d'accordo? Perché se la Terra va divisa, è una palla divisa a metà, una parte della metà, qui è stabilita dal Trattato di Tordesillas, ma l'altra parte dove capita? Quindi era necessario misurarla la Terra, bisognava sapere quanto realmente era lunga questa parte, per poter dire da qui a qualche altra parte di qua era di competenza dei portoghesi, ma da qui andando avanti fino a risbucare di qua era di competenza degli spagnoli. Quindi era un discorso molto importante. Considerate che gli spagnoli cominciano a fare praticamente, scusate, i portoghesi stabiliscono tutta una serie di interessi commerciali nelle Indie, e infatti il Portogallo fa un balzo economico spaventoso nei primi anni del Cinquecento rispetto a quello che era stato precedentemente. Il Portogallo è un paese che passa praticamente in silenzio tutto il Medioevo. Non sentite mai dire perché il Portogallo? No. Poi improvvisamente dall'oblio della storia, alla fine del Quattrocento, sbuca fuori il Portogallo, che noi quasi ci eravamo dimenticati, proprio grazie all'accesso alle spezie che aveva verso l'India e verso l'Oriente. Ora,
I portoghesi cominciano a stabilire una serie di rapporti commerciali, eccetera, e addirittura a stabilire interessi anche di traffici con l'Africa, con il Marocco. E proprio nel Marocco, nel 1508, noi troviamo Fernão de Magalhães. Lo troviamo lì, che crea una serie di contrattazioni commerciali in Marocco e stabilisce dei mercati in Marocco, ormai aveva più di 30 anni, ma questo commerciare con gli infedeli, commerciare con gli arabi, con i musulmani in Marocco, scatena le ostilità che ci aveva a corte, per cui a un certo punto viene richiamato e viene addirittura accusato di collaborazionismo con gli arabi, con il regno del Marocco. E addirittura gli confiscano tutta una serie di proprietà e di beni che lui aveva in Portogallo e che aveva creato con gli anni in cui era stato in mare. Ecco allora che cosa fa? S'arrabbia e decide di fargliela pagare al Portogallo. E allora va in Spagna, spagnolizza il suo nome, per cui da Fernão de Magalhães comincia a chiamarsi Ferdinando Magellano, quindi ecco perché noi lo conosciamo in spagnolo nonostante lui fosse portoghese, e decide di prospettare a Carlo I, futuro Carlo V di Spagna, la possibilità di poter rivendicare tutti quei terreni, tutte quelle proprietà e tutte quelle risorse che c'erano appunto nell'estremo oriente. Ma per fare questo era necessario che materialmente qualcuno misurasse questa distanza, vedesse quanto effettivamente era grande, perché lo spazio che c'era da questa riga a un certo punto doveva essere uguale allo spazio che c'era da questa riga girando a quest'altro punto. Insomma, scusate un attimo, no, c'era una cacca. Eccolo qui. Se questo era quanto stabilito dal trattato di Tordesillas, girando il pianeta, quest'altra riga dove capitava? Se la Spagna aveva competenza da qui in poi e il Portogallo da qui in qua, queste isole Molucche o tutto il settore delle spezie qui veniva a capitare nella parte portoghese, cioè in questa parte, o nella parte spagnola, cioè in quest'altra? Ora, questa era una prospettiva politica ed economica importantissima, ma era necessario che qualcuno materialmente compisse tutto il giro e facesse delle misurazioni. Ecco l'importanza di fare questa spedizione. Si presentarono quindi Magellano e Ruy de Faleiro, che erano appunto questo famoso astronomo, matematico, geografo, da Carlo V, e gli chiesero, loro erano disposti a fare questa spedizione, d'accordo? Ruy de Faleiro era il teorico, colui che aveva misurato e che diceva che le Molucche sicuramente capitavano nella Spagna, e quindi Magellano l'avrebbe dimostrato questo, ma ovviamente avrebbe fatto questa impresa ricevendo in cambio degli appannaggi. Ad esempio, Magellano le chiede per sé la carica di governatore di tutti i terreni che si sarebbe stabilito, erano di competenza spagnola, voleva un quinto dei proventi economici risultanti dell'impresa, e che fossero riconosciute tutta una serie di privilegi aristocratici all'interno della corte di Spagna. Carlo V, che era giovane, avete visto prima il suo ritratto, ancora non è in grado di capire il peso di tutto questo. Tuttavia, diciamo, dopo una certa riluttanza, pare interessato a far fare questa spedizione. Fermo restando però che questo avrebbe guastato, è chiaro, irrimediabilmente i rapporti col vicino Portogallo. D'accordo? Tuttavia, la spedizione si decide in qualche modo di fare e di arrivare a vedere appunto nella zona dell'estremo oriente, questa è la carta, vedete, si vede, questa è l'India, questa è la parte appunto della penisola indocinese, questo qui è l'oceano indiano, arrivare appunto a vedere come effettivamente questa impresa poteva essere portata a termine, come fare
questa navigazione. Il problema è che ovviamente bisognava mettere in campo una flotta. Questa flotta doveva essere finanziata direttamente da Carlo V. Ma soprattutto una cosa importante, Magellano pretese una cosa da Carlo V, che il re non si sarebbe astenuto a sostenere almeno per 10 anni a qualunque altra persona la stessa impresa. Chiaro, Magellano voleva avere l'esclusiva, no? Altrimenti il re dice, beh, ma lui mi ha dato l'idea, appena questo parte ci penso io a fare un'altra cosa. No, il re doveva sottoscrivere il fatto che non avrebbe finanziato nessuna impresa di questo stesso tipo almeno per i prossimi 10 anni. La data di 10 anni era importantissima, perché se Magellano crepava durante il viaggio, ovviamente poi qualcuno doveva pur farla questa cosa. Si decide quindi di mettere in campo appunto questa flotta, e l'impresa era proprio quella: raggiungere le isole Molucche, che vedete rappresentate in questa carta. Le Molucche erano il tesoro delle spezie. In realtà, andando lì, si scoprirà poi che molte delle spezie che erano commerciate dalle Molucche provenivano comunque da altre isole, è chiaro? Però nell'immaginario antico le Molucche erano considerate veramente il luogo originario delle spezie più importanti di tutta quanta l'Asia, e quindi lo scopo era raggiungere le Molucche navigando verso ovest. Ecco allora che bisognava, diciamo, fare però una serie di operazioni particolari. Perché? Perché non si aveva idea che la cartina fosse fatta in questo modo, quindi bisognava partire da qui, Non si poteva navigare in questo senso, perché navigando in questo senso si entrava irrimediabilmente dentro i territori di competenza spagnoli, è chiaro? Quindi lo scopo qual era? Poiché era... Le scoperte geografiche stavano dimostrando che c'era una parte del nuovo continente che debordava dal Trattato di Tordesillas, cioè questo pezzo qui sotto era dell'America, ma si trovava al di qua del Trattato di Tordesillas. Quindi bisognava da qui non tagliare qui, ma raggiungere la parte qui sotto, la parte che sarà poi il Brasile, su cui infatti c'è competenza portoghese, non spagnola, perché era al di qua del Trattato di Tordesillas. Quindi bisognava da qui arrivare qui giù. Poi, una volta raggiunto questo pezzo, cercare la possibilità di continuare il viaggio verso occidente. E bisognava quindi fare in qualche modo tagliare qui sotto. Certamente si sarebbe entrati nella competenza spagnola, perché se la Terra era una sfera era chiaro che questa parte prima o poi doveva essere passata, però la si doveva passare in dei territori talmente lontani da quelli che fino a quel momento erano stati le scoperte spagnole, che la Spagna non poteva in nessun caso intervenire immediatamente a difendere i suoi interessi. Quindi bisognava, diciamo, passare a sud e sperare che il passaggio al di qua fosse più a oriente che esisteva, perché è chiaro che qui le Antille erano molto avanti, d'accordo? Quindi andando avanti, questi interessi spagnoli si arrivava già qui. Bisognava sperare che il passaggio qui sotto fosse il più a occidente possibile, a oriente possibile, per rientrare comunque nelle competenze portoghesi. Quindi era un po' un giro del cavolo, bisognava fare una serie di giri particolari, perché bisognava non urtare le problematiche diplomatiche che c'erano tra Portogallo e la Spagna. D'accordo? Quindi bisognava raggiungere di qua, arrivare a vedere che cosa c'era di qua. Doveva sicuramente esserci un mare, perché le esplorazioni e le carte spagnole avevano dimostrato che qui c'era questa terra, ma al di là della terra c'era un mare. Quindi questo mare era possibile che fosse anche via sud, anche qua giù. Quindi bisognava arrivare a quell'altro mare. Era stato stimato che poi per attraversare quel mare e arrivare fino alle isole Molucche ci sarebbe voluto circa un mese di navigazione per fare tutto il Pacifico. Prenderanno una cantonata terrificante, d'accordo? Però loro speravano così, aveva stimato questo il famoso Rui Faleiro, cioè questo famoso geografo dell'epoca. E arrivare appunto attraverso quelle
direttamente poi alle isole Molucche, che era stato stabilito, erano le isole più a oriente che esistevano. Considerate che le Molucche sono queste, e all'epoca non era conosciuta l'esistenza dell'Australia. L'Australia verrà scoperta nel 700, 150 anni dopo. Quindi considerate che loro pensavano che le Molucche sono le isole più a est che esistono. E quindi loro hanno stimato che il raggiungimento fosse questo. Ovviamente per arrivare a intercettare le Molucche, poiché le Molucche sorgono sull'equatore, l'imbarcazione avrebbe dovuto raggiungere quindi qui i territori portoghesi, ridiscendere il più possibile i territori portoghesi, anche perché c'era una carta araba che era, pare, la copia di una carta che qualcuno dice spagnola, dove si diceva che c'era un enorme bacino qui giù, un bacino che era stato chiamato il Rio della Plata, e che questo Rio della Plata era un canale di collegamento con l'altro mare che c'era dall'altra parte. Quindi bisognava arrivare qui, raggiungere il Rio della Plata, percorrere il Rio della Plata, arrivare all'altro mare che c'era di là, risalire lungo l'equatore, arrivare all'equatore, e una volta arrivati all'equatore seguire l'equatore fino a che l'equatore intercettava le isole Molucche. Ora, signore, è chiaro che detto così sembra facile, ma noi partiamo da un presupposto fondamentale, che noi dentro questa stanza ci abbiamo una cartina e quindi ci rendiamo conto. Ma come fa uno a rendersi conto quando si trova sull'equatore? D'accordo? Cioè, oggi ci sono i computer, oggi ci sono i GPS, ci sono tanti sistemi. Ma ad esempio, sapreste voi capire quando, nel preciso momento in cui vi trovate sull'equatore? Certo, in realtà una volta che uno lo sa è banale, perché voi basta che guardate il cielo, nel cielo sapete tra le varie infinite stelle che ci stanno, c'è la famosa stella polare, La stella polare, uno dice, indica il nord, non fa solo quello la stella polare, fa tante cose. Ad esempio, quando voi, immaginate che voi vi mettete a un certo punto del pianeta e potete camminare verso sud, continuando a guardare costantemente la stella polare. Camminate guardando la stella polare. Quando la stella polare si trova esattamente appoggiata sull'equatore, sull'orizzonte, siete all'equatore. Quindi bisognava navigare verso nord. Nel momento che ricompariva la stella polare, vuol dire che sei arrivato all'equatore. E continuare a navigare verso ovest, avendo sempre la stella polare appoggiata sul mare. In pieno mare, dove non ci sono montagne che coprono, si riesce facilmente a seguire questo. D'accordo? Quindi considerate che questo era il sistema che loro avrebbero dovuto utilizzare. Quindi seguire l'equatore fino alle isole Molucche, poi dalle isole Molucche, entrare nell'Oceano Indiano, e lì il più era fatto, perché qui era tutto territorio conosciuto, seppur portoghese. D'accordo? E a girare poi l'Africa e arrivare di nuovo in Spagna. Questo era il progetto che era previsto. Considerate che per questa impresa Carlo V decise di armare una flotta fatta da 5 navi, 5 caracche. Le caracche erano navi abbastanza panciute, che tenevano bene il mare. La caracca era più grande della caravella, aveva una possibilità di carico maggiore, potevano stazzare anche 150 tonnellate le caracche, quindi erano navi abbastanza grandi. Avevano 3 alberi, sempre con 2 vele qua, 2 alberi a vele quadre e un albero, quello dietro, a vela latina. E avevano una certa tenuta di mare abbastanza importante. Vengono messe appunto queste 5 caracche. La prima si chiamava la Victoria, e doveva essere la caracca che era, diciamo, era la nave ammiraglia, d'accordo?
Le altre quattro si chiamavano la San Antonio, la Concepción, la Trinidad e la l'ammiraglia, non è la Vittoria, l'ammiraglia era la Trinidad, d'accordo? Quindi c'era la Trinidad, poi c'era la Sant'Antonio, la Concepción, la Vittoria e la Santiago, erano cinque navi, d'accordo? Ognuna con un suo comandante. Magellano era comandante direttamente della Trinidad. Ora, queste navi vengono apprestate a Siviglia, quindi non sul mare, vengono apprestate nella città di Siviglia, non sta sul mare, sta un pochino all'interno della Spagna, e vengono apprestate con un equipaggio che era un po' un equipaggio eterogeneo, e questo sarà un po' un problema, perché c'erano complessivamente 314 uomini, complessivamente. Di questi 314, la maggior parte erano spagnoli, però c'erano una quarantina di portoghesi, del resto lo stesso Magellano era portoghese, una ventina di italiani e poi c'erano quattro interpreti, persone che erano in grado di parlare almeno tutte le lingue conosciute nell'estremo oriente, anche perché sennò io arrivo alle Molucche e poi che faccio? Quindi c'erano quattro interpreti, e tra l'altro erano importantissimi questi quattro interpreti, perché erano gli unici che mi avrebbero potuto dire quando ero arrivato alle Molucche, cioè quando trovavano qualcuno che loro parlavano e quelli capivano. Preparano appunto le navi, e vi dico anche che cosa si portarono da mangiare, perché è importantissimo questo discorso, perché queste navi teoricamente devono tornare cariche di spezie, ma non sapendo quanto era lungo il viaggio da fare, partono cariche di cibo. Questo cibo si doveva consumare man mano, e lo spazio lasciato libero dal cibo sarebbe stato sostituito dalle spezie. D'accordo? Questo era un po' il discorso. Allora, come vennero caricate le navi? Allora, pensate, si portarono 7.240 kg di pane biscottato, quindi 7 tonnellate più di pane biscottato. Questi sono i dati che noi abbiamo da Pigafetta, d'accordo, dal testo che appunto lui ha scritto. Poi 194 kg di carne essiccata, 163 litri d'olio, 381 kg di formaggio, 800 barili di sarde salate e 1780 pesci affumicati. Questo era il cibo con cui loro partono. Non sappiamo, ma per noi sarebbe stato un dato importante, sapere quanta acqua potabile viene imbarcata. D'accordo? Perché chiaramente questi non sanno quanto tempo, cioè intendiamoci, loro sanno, infatti avviene, cioè partono, ma una volta partiti loro avevano già stabilito di fare una serie di tappe alle isole di Capo Verde, che erano portoghesi, anzi scusate, alle Canarie, aggirando le isole di Capo Verde che erano portoghesi, alle Canarie, poi arrivare il più possibile verso i limiti sud, per aggirare gli interessi portoghesi che c'erano appunto sulla costa del Brasile, perché loro in realtà erano spagnoli, lui era portoghese ma la nave era armata degli spagnoli, e arrivare poi a toccare terra e rifornirsi ogni volta, d'accordo? Non sapevano quante volte avrebbero potuto toccare terra. Allora che cosa fanno? Il 10 agosto del 1519 la spedizione parte. Partono da Siviglia fanno il fiume Guadalquivir e arrivano direttamente sulla costa, da cui dovevano poi partire in mare, ma appena arrivati sulla costa le autorità municipali dei porti che erano lì, i sindacati delle attività portuali, fanno una serrata e bloccano. Insomma, pensate, questi sono partiti, questa è una stampa che rappresenta appunto la partenza, questi partono, baracche, burattini, tutti quanti pronti, 314 persone così, arrivano, scendono il fiume, arrivano davanti al mare e i sindacalisti, i sindacati di là, bloccano
e le navi rimangono bloccate lì 5 settimane, cioè un mese e più rimangono bloccati prima di prendere il mare. E questo la dice lunga, d'accordo? Su quella che era la situazione che c'era in quella circostanza. A un certo punto però, con un'ordinanza reale, perché ovviamente in fondo era il re che aveva ordinato questo, le navi possono prendere, possono finalmente partire. Ma appena entrano in mare vengono subito a sapere che c'era una flotta portoghese che era partita dal Portogallo con l'intento di impedirgli la spedizione. E ovviamente cosa bisognava fare? Bisognava raggiungere con le navi il prima possibile le Canarie, perché le Canarie erano spagnole e la flotta portoghese non avrebbe raggiunto, non avrebbe inseguito fino alle Canarie la flotta spagnola. Questa è una stampa tratta appunto da un libro del Settecento che rappresenta, che racconta la spedizione e appunto mentre rappresenta le 5 imbarcazioni. Ora, nel momento che si viene a sapere di questa flotta che le insegue, nasce subito il primo problema. Perché, come vi ho detto prima, c'erano 40 marinai, di cui addirittura ben 2 dei capitani che erano portoghesi. E l'idea che ci siano navi portoghesi che li stanno inseguendo, Magellano certamente aveva tutte le sue motivazioni personali di avercela con il Portogallo, pur essendo lui un portoghese, ma gli altri portoghesi che erano a bordo non capivano perché dovevano fare tradimento contro il loro paese. E quindi comincia un primo tentativo di ammutinamento e sono appena partiti, hanno lasciato la costa spagnola praticamente da solo 2 settimane. Tuttavia questo ammutinamento venne a un certo punto, rientrò perché Magellano fece punire il comandante della nave Sant'Antonio, che era la nave che aveva la maggior parte di marinai portoghesi, e quindi nelle Canarie, loro arrivano alle Canarie, si fermano e rimangono ferme le Canarie altre 2 settimane per risolvere almeno queste problematiche legate appunto al malcontento che c'era a bordo. Ecco, questa, sempre in questa stampa rappresenta questo ammutinamento che c'era stato a bordo della Sant'Antonio, perché voi capite, sì, l'ammiraglio è uno, il comandante della flotta è uno, ma le navi poi spesso si vedono in lontananza, cioè tra di loro si tenevano a vista, non è che navigavano una accanto all'altra, e quindi a volte quello che accadeva sopra la nave non è che il comandante, il capo, l'ammiraglio che stava sull'altra nave fosse totalmente informato di quello che avveniva. Oltretutto c'era un problema: le provviste non erano ugualmente distribuite su tutte le navi, cioè poteva accadere che alcuni tipi di provviste erano state caricate di più nelle navi che avevano la stazza maggiore, è chiaro? Quindi a volte alcune navi dovevano avvicinarsi per trasbordare alcune provviste da una parte e dall'altra, quindi c'erano anche questi problemi di questo tipo. Partono quindi dalla Spagna e arrivano, vi ho detto, in un primo momento fino alle Isole Canarie. Poi ovviamente devono, essendo la flotta spagnola, ricordatevi sempre che questa punta qui è portoghese, quindi loro devono, partendo da Spagna, toccare il Brasile al di qua degli interessi portoghesi, poi aggirare la parte portoghese e arrivare qui nella parte sempre spagnola, è chiaro? Cioè loro sono spagnoli, pur essendo Magellano portoghese, quindi non può toccare terra dove ci sono i portoghesi. Allora che cosa fa? Lui parte appunto da qui e arriva direttamente sulla costa settentrionale e poi, torno un attimino indietro, ecco, fa così, poi aggira la parte brasiliana e arriva oltre quello che era la linea ideale del trattato di Tordesillas e prende terra quindi oltre gli interessi portoghesi, con l'intento di arrivare a Rio de la Plata, dove oggi sta Buenos Aires praticamente, e risalire Rio de la Plata, perché secondo questa carta che lui aveva, questo risalendo Rio de la Plata sarebbe sbucato nell'altro mare. Quindi vanno di là, arrivano così, ma il Rio de la Plata si rivela un fiume, non c'è collegamento.
Ed è un grosso problema perché man mano che si arriva verso sud non c'è sulla costa quel rigoglio di vegetazione, quella ricchezza di materie anche di cibo che c'era invece più a nord. Quindi più loro scendono verso sud, più il terreno si fa arido, freddo, più non trovano cibo. Quindi, e loro perdono un'infinità di tempo, perché ogni volta che vedono un fiume, entrano nel fiume con l'intento di risalirlo e sperando di sbucare di là. Ma tutti quanti i fiumi si rivelano, diciamo, semplici fiumi, non canali di collegamento. E così facendo scendono sempre più a sud. Oltretutto c'è un altro problema. Andando verso sud, le stagioni sono invertite. Per cui, quando si arriva, diciamo, nella primavera, cioè nel mese di marzo, si avvicina l'inverno australe. E non si sapeva che cosa poteva rivelare l'inverno australe, perché, bene o male, il clima, la meteorologia del nord dell'equatore era nota, ma l'inverno che ti prendeva a sud dell'equatore poteva rivelare una forza distruttiva, un clima assolutamente improponibile. Quindi bisognava trovare un posto dove fermarsi per passare l'inverno. Ormai non si poteva certo tornare indietro. E se arrivano quindi fino a un certo punto, che corrisponde alla parte bassa dell'Argentina, vicino a quella che sarà poi la Terra del Fuoco, per passare appunto lì l'inverno australe. Ma la situazione ovviamente degenera sempre di più, perché il malcontento dei marinai aumenta, il cibo comincia a scarseggiare, e allora continuamente vengono mandate alcune navi della flotta con l'intento di spingersi sempre più a sud, con l'intento di cercare sempre di più un passaggio, cioè da qualche parte questo continente doveva finire, d'accordo? Per cercare di passare sull'altro lato e quindi poter risalire per andare dove il clima era più caldo. Con questo intento sapete che a un certo punto una delle staffette delle navi che erano state mandate, proprio la San Antonio, trova un passaggio. Dopo essere stata lontana per 3 giorni torna dicendo che ha trovato un passaggio per arrivare appunto al di là. Quello che però era la situazione che avrebbe trovato al di là era difficile, allora Magellano prende una decisione. Prima di entrare in questo famoso canale che avrebbe portato al di là, appunto oltre l'Oceano Atlantico, lui dà una possibilità. Chiede a tutti i comandanti e a tutti i marinai che se volevano potevano tornare in Spagna. In un primo momento tutti declinano l'offerta, ma nel momento che si tratta di abbandonare la baia dove si erano fermati, una delle navi, proprio la Sant'Antonio, decide di non proseguire e di tornarsene in Spagna. Questo crea un problema perché la defezione di una nave comportava non solo la perdita di una parte dell'equipaggio, ma anche di parte delle provviste che la nave aveva cariche. D'accordo? E quindi, oltretutto c'erano ormai lo scorbuto che imperava, perché nel sud dell'America il clima non era tale che, per cui lungo la costa non c'erano piante di cui potersi nutrire, quindi era una cosa difficile. Tuttavia, a quando siamo nell'aprile del 520, le imbarcazioni cominciano a risalire il canale. Sapete che la terra verrà chiamata del fuoco per il fatto che appunto lungo la costa si vedono dei focolari accesi dagli indigeni, risalgono questo canale per sbucare sull'altro lato. Prima lo fanno con delle lance. Ecco. Questo qui è lo stretto di Magellano, questo che vedete qua. In realtà oggi noi sappiamo che tutto sommato la Terra del Fuoco poi un po' finiva, quindi teoricamente avevano attraversato mezzo mondo a fare quest'altro giro, ma è facile dirlo quando abbiamo la cartina geografica, è chiaro? Loro fanno di qua, passano appunto sull'altro lato. Ecco, vedete che si vedono le lance che andavano avanti, perché non si conoscevano i pescaggi, cioè non si sapeva quanto era fondo
il canale, quindi andavano avanti di lancia che scandagliavano continuamente. Perdere un'ulteriore nave perché si incastrava lì era una tragedia. Quindi andavano avanti appunto queste lance. E Magellano arrivò appunto dall'altra parte e trovando questo enorme mare lo chiamò Pacifico perché trovò il clima sereno, trovò il tempo buono di là. Siamo comunque sempre nell'inverno australe, siamo sempre nel periodo dell'inverno della parte dell'emisfero sud del pianeta. Ecco, questa è la prima carta esistente, siamo nella metà del 500, dello stretto di Magellano. Vedete che addirittura oggi noi sappiamo che tutta quanta questa parte qui è costituita tutta da isole, qui invece vedete viene immaginata come un blocco unico e con il canale che passa da parte a parte. Arrivati qui sotto poi deve essere fatta la risalita, bisogna sbrigarsi a risalire verso nord per ritornare, anche perché siamo intanto ci avviciniamo al periodo in cui diventa poi l'estate boreale, quindi bisogna risalire entro l'estate sull'equatore e quindi le navi risalgono velocemente verso nord con l'intento di raggiungere l'equatore e una volta raggiunto l'equatore navigare appunto lungo il piano dell'equatore fino a arrivare alle isole Molucche. In realtà la difficoltà di seguire la linea dell'equatore e le correnti e i venti che loro non sapevano li portano più a nord, per cui invece che arrivare alle isole Molucche arrivano alle isole Filippine, d'accordo? Quindi arrivano la parte delle Filippine qui sopra. Nelle Filippine vengono trovate certamente spezie, eccetera, addirittura vengono caricate le spezie sulla nave, però ovviamente poi la situazione diventa difficile perché si andava inequivocabilmente prima o poi a incrociare quella parte che entrava sotto la competenza portoghese e allora ancora una volta si decide di mettere ai voti se proseguire oppure no. È quello che si cerca più che altro di avere il sostegno anche delle popolazioni locali che si erano incontrate lì e si trova che le Filippine erano abitate da complessi, da tribù diciamo abbastanza evolute, abbastanza organizzate in regni addirittura. Tra l'altro, cosa importante, finalmente gli interpreti trovarono un modo per poter parlare direttamente e lì incontrarono, questo è il primo disegno in assoluto che esiste delle isole Filippine. Venne la più antica carta che venne fatta, proprio nel 1521 venne fatta questa carta. E vennero organizzati questi regni e si trovò addirittura che si cercò di ottenere l'appoggio di questi regni e c'era un sovrano che si chiamava Lapu-Lapu e che era il sovrano della più grande delle isole, che addirittura viene convertito al cristianesimo. Quindi riescono a convertire questo sovrano. La conversione però di Lapu-Lapu non venne vista con favore dalle altre isole. Ecco allora che cominciò un'ostilità delle altre isole filippine contro il regno di Lapu-Lapu. Gli spagnoli, con l'intento di ridurre l'obbedienza delle altre isole, decisero di fare una spedizione e quindi andarono verso le isole vicine con l'intento di punire gli indigeni che si erano ribellati a Lapu-Lapu e agli spagnoli stessi. Nel corso di una di queste spedizioni Magellano venne, prima ancora di riuscire a sbarcare sulla terraferma, venne attaccato dagli indigeni e morì, venne ucciso lì. Questa stampa rappresenta appunto la morte di Magellano proprio alle isole Filippine. Eravamo nell'aprile del 1520, come anno. Aveva, ecco, ripeto, non siamo sicuri della data di nascita, aveva poco, una quarantina d'anni all'incirca. E quindi è morto lì. Nel momento che lui è morto, ovviamente c'è stato il problema di come organizzare la spedizione, anche perché Lapu-Lapu, nel momento che c'è stata la rivolta degli altri, ha deciso di abiurare il cristianesimo, ribellarsi all'obbedienza verso la Spagna e non accogliere più gli spagnoli.
Loro allora cosa hanno fatto? Hanno deciso di spaccare la flotta in due. Intanto erano rimaste 3 navi, poiché era impossibile gestire le 3 navi perché erano morti moltissimi dei marinai, o per lo scorbuto o per gli scontri con gli indigeni, il numero dei marinai non era tale da poter governare 3 navi. Allora hanno deciso deliberatamente di affondare una delle navi. E ne erano rimaste solo 2, la Victoria e la Trinidad. E il discorso fu: che facciamo? Dobbiamo tornare indietro. Allora, la Victoria decise di tornare in Spagna ripercorrendo a ritroso il tragitto dell'andata. Quindi tornando indietro, riattraversando tutto quanto il Pacifico, rigirare di nuovo sotto al capo dello Stato di Magellano e riattraversare l'Atlantico. Invece la Trinidad decise di proseguire verso occidente. Tra l'altro non c'era più neanche verso l'Occidente d'Europa, non c'era più neanche Magellano. E allora il comando venne affidato appunto a Juan Battista Elcano, che era uno dei luogotenenti. Tra l'altro, pensate, degli altri 4 ammiragli che erano partiti, non ce n'era più nessuno, perché erano stati tutti giustiziati nel corso del viaggio per continui tentativi di ammutinamento. D'accordo? Ora, questo è un, se andate lì nelle Filippine, c'è un murales che rappresenta appunto il punto del momento della morte di Magellano stesso. E c'è questo monumento, che è il monumento che indicherebbe il luogo della morte di Magellano, perlomeno della sua prima sepoltura. Noi oggi la sua tomba non ce l'abbiamo, perché venne lasciato lì sulla spiaggia, quindi ovviamente non è che poi gli hanno fatto una gran sepoltura agli indigeni, certamente. Lì adesso nelle Filippine c'è questo monumento che indicherebbe il luogo dove lui venne comunque ucciso. Questo che vedete qui appunto è il ritratto di Juan Battista Elcano, che a bordo della nave completò, diciamo, l'unica nave rimasta, completò il resto del viaggio, facendo ovviamente, ripartendo dalle Filippine, è passato, diciamo, al di sotto della Malesia, ha raggiunto nuovamente, cercando di aggirare gli insediamenti portoghesi, perché l'India era portoghese, Sri Lanka era portoghese, quindi lui passa più a sud possibile, riattraversa l'Africa, gira intorno all'Africa e risale direttamente fino alla Spagna. Alla fine, in quanto tempo era stato compiuto tutto quanto? Allora, il risultò complessivamente il giro fatto in 2 anni, 11 mesi e 17 giorni. Dei 314 marinai ne sopravvissero solamente 19. Quindi solo 19 furono i marinai che tornarono. Per il resto, anche per governare l'unica nave rimasta, erano stati via via ammaestrati degli indigeni, è chiaro? Ma della flotta originaria, gli unici che tornarono furono appunto questi 19. E tra questi c'era Pigafetta, che ha raccontato nel libro tutta quanta la spedizione. Considerate che, nonostante ovviamente di spezie non è tornata nessuna, perché intanto le navi, soprattutto poi la Victoria che è tornata indietro, venne poi catturata dai portoghesi che si sono rubati tutte le spezie, quindi alla fine non è stato compiuto il fine commerciale, ma è stata aperta la via ed è stata fatta in qualche modo una misurazione, tanto che venne fatto un trattato poi, il trattato di Saragossa, che stabiliva l'altra linea dove doveva passare. Per cui alla fine è successo che le Molucche sono rientrate comunque nel territorio del Portogallo, perché in realtà pensate che per attraversare il Pacifico del mese stimato ce ne vollero 3 mesi, e lungo quei 3 mesi di attraversamento del Pacifico vennero intercettati alla nave solamente 3 isolotti disabitati. Quindi alla fine le Molucche rimasero sotto la competenza portoghese, però alcune delle altre isole della Malesia invece rientrarono sotto il controllo spagnolo e si fece quindi una misurazione, diciamo, precisa
delle leghe e delle miglia nautiche che separavano i vari bracci di mare. E quindi, più che un successo commerciale, si sviluppò un successo geografico, perché quello che era la teoria venne suffragata da un attraversamento fisico direttamente dell'oceano. E quindi vennero fatte moltissime stampe, celebrazioni. Questa che vedete qui si trova in Cile, è la replica della Trinidad, cioè della nave di Magellano, per farvi capire come erano fatte queste imbarcazioni. E questo che vedete qui è un, diciamo, è un planisfero della fine del 1500 che riportava tutto quanto il tragitto fatto da Magellano. Però attenzione, ricordate che Magellano in realtà muore qui giù, eh? Poi è Elcano che fa quest'altro settore tornando direttamente fino in Spagna, però era quantomeno stabilita l'attraversamento navale tutto quanto il globo. A lui, a Magellano, pervenne comunque la gloria, anche se ovviamente non completò l'impresa, perché era stata comunque paventata, è stata comunque, scusate, proposta da lui. Lui era stato l'ideatore, tanto che già alla fine del 1500 idealmente e comunemente si parlava di spedizioni di Magellano nella circumnavigazione del globo. Per cui questa stampa che vedete qui, questa è una stampa appunto della fine del 1500, rappresenta proprio Magellano qui nel mezzo, con una nave e Teti, la dea del mare, il sole per indicare appunto il fatto che lui è assunto tra gli dei, e poi vedete tutta una serie di allegorie, di simboli, perché riconoscevano in lui il primo vero, colui che ha provato la sfericità della Terra e l'effettiva percorribilità di tutto quanto il pianeta. Certamente poi la geografia dovrà fare molto, molto tempo prima che le misurazioni diventassero effettive e prima che tutte le informazioni arrivate si traducessero in conoscenze scientifiche, ma in qualche modo la strada era stata aperta. Che cosa sono stati questi incontri che abbiamo fatto in questa serie di discorsi dedicati ai navigatori? Se ricordate, quando abbiamo cominciato con il primo incontro dedicato ai Fenici, abbiamo detto che il mare rappresentava qualcosa di particolare per l'uomo. È uno strumento di unione più che uno strumento di separazione. Ma non tutti hanno capito questo, d'accordo? Spesso il mare, a patto di potersene servire, è un elemento che crea un grande legame tra i popoli e grandi possibilità di conoscenza, di commercio e di evoluzione culturale. Non tutti se ne resero conto, ma nel corso di questi incontri abbiamo visto quali sono stati coloro che se ne sono resi conto, e lo hanno fatto sempre mai senza difficoltà, anzi è stata sempre un'opera estremamente ardua contro gli interessi degli altri, contro gli ostacoli messi dalla politica o dalla burocrazia. Però alcuni uomini, siano essi anche solamente un pugno, ci sono riusciti, e noi in qualche modo siamo eredi di un mondo più piccolo ma anche più unito grazie al desiderio di legame che questi uomini hanno fatto, proprio usando come mezzo di unione quello che apparentemente è invece una separazione geografica, cioè gli oceani e il mare. Ecco quindi che questa è una dimostrazione delle potenzialità dell'unificazione dell'uomo in un pianeta che comunque è diventato sempre più piccolo. Grazie dell'attenzione, buonasera.